situazione è che il paese, diciamo che c'è, è spinto. Vogliono salvare i portici, però è bello, però nessuno ci ritorna. Lì entriamo in un budello che è brutto. Siamo messi che ancora la paura c'è, perché anche giovedì scorso ce n'è stata un'altra, di scossa. L'Emilia che riparte, l'Emilia che vuole guardare avanti, l'Emilia ancora ferita. Ad un anno di distanza dalle scosse che devastarono la zona causando la morte di 27 persone, uccise dalle case e le fabbriche crollate, il segretario del PD, Guglielmo Epifani, è andato a visitare il Basso Modenese. Un viaggio tra industrie che vogliono sopravvivere, piccole attività che riaprono con la caparbietà di chi non vuole mollare e le zone rosse dei centri storici ancora chiuse e piene di calcinacci. Si vede la voglia di reagire delle popolazioni, anche delle amministrazioni. Diciamo che si è fatto una parte di percorso, penso soprattutto a tante imprese che anche in condizioni difficili hanno ripreso a lavorare, a investire. Manca ancora naturalmente il completamento di molte opere, soprattutto nei centri storici, ma questo naturalmente è più lungo. C'è stato un aiuto dello Stato nazionale e della Regione e io penso che bisogna continuare a completare quelle richieste prive, piene di buon senso, che gli amministratori hanno portato avanti. C'è ancora tanto da fare, ma si è reagito, si sono fatte le cose per bene e questo mi fa dire che, malgrado le grandi sofferenze della popolazione, si possa guardare al futuro con un po' di fiducia. Penso anche al tessuto produttivo, che può riprendersi addirittura con maggiore qualità dei propri mercati e dei propri prodotti. Prima tappa del viaggio, la fonderia Scacchetti a San Felice sul Panaro, un'azienda che produce leghe leggere per auto di lusso come Ferrari, Lamborghini, Ducati e McLaren. 260 dipendenti per un fatturato di 23 milioni di euro nel 2011, che è riuscita a riaprire dopo i danni subiti per 15 milioni di euro senza delocalizzare l'attività. Attualmente siamo con lo stabilimento all'80-90% delle nostre forze, però siamo riusciti a superare la fase critica dei momenti dei primi due mesi del post terremoto. Noi abbiamo avuto svariati danni da tutti i punti di vista, dal punto di vista immobiliare, dal punto di vista di danni di scorte, di localizzazione. Devo dire che scorte e localizzazione sono stati il tema più grosso e più impattante, fino ad arrivare ai beni mobili strumentali, quindi ai cespiti e ai macchinari. Questa azienda è l'esempio di come a volte non funziona il nostro paese, perché è un'azienda che è stata colpita dal terremoto, si è rimessa in moto, ha ripreso a produrre, ha un portafoglio ordine di tutto rispetto, ha bisogno di liquidità perché naturalmente i costi del risanamento sono stati tutto a carico dell'azienda. Non si trova una banca, non si trova la soluzione per venire incontro a questo problema. E ci si rende conto dell'assurdo, perché io capisco un sistema bancario che sia cauto in un momento di crisi, quando si è di fronte a imprese che hanno crisi di domanda o di mercato. Ma questo è esattamente il caso opposto. Un'azienda che ha un portafoglio ordine importanti, ha un prodotto di qualità, fornitori contenti e quindi da questo punto di vista proprio non si capisce perché non si riesca a trovare quella liquidità necessaria che consenta a questa azienda di superare questo momento e di proiettarsi sul futuro. Sempre a San Felice sul Panaro, l'incontro con i sindaci del cratere per ricordare quei giorni e pensare al futuro. Oggi sono presenti qui i sindaci dei comuni, appunto, di questa parte, diciamo così, del Modenese, che è stata la più colpita. Questo incontro col segretario nazionale è importante perché vogliamo, oltre che renderlo conoscenza della situazione qui un anno dal sisma, dire che la voglia di reazione c'è stata, c'è, vorremmo fare dell'Emilia una terra ancora più bella e più forte di prima, abbiamo bisogno dell'impegno del PD in Parlamento affinché il governo non si dimentichi, e sono sicuro non lo farà, di questa bellissima terra. Ma il viaggio prosegue, la prossima tappa è Concordia sulla Secchia, col suo centro storico ancora chiuso. Secondo me la gente ha voglia di riappropriarsi del centro, perché il centro rimane sempre il centro. Per una
cittadino di Concordia, vedere il centro chiuso è un po' come andare in un ristorante e non trovarci niente da mangiare, secondo me. Questa è una cosa che, quando io passavo di qui, vedevo questo rastrello rosso che delimitava, e tutto sto buio sembrava di andare in un cimitero, veramente. Tutto è andato distrutto, anche la chiesa, ma nella devastazione Don Franco continua a tenere messa in una tenda che veniva usata per la festa dell'unità. L'ufficio l'abbiamo in una capanna di legno e basta, non c'è più niente. Quella è la canonica. Digli, Don Franco, chi è che ti ha prestato la tenda? Tenda il PD. Poi l'arrivo a Novi di Modena, ancora volti e ancora storie. Hanno sempre ragione, come dice Rani, i terremotati hanno sempre ragione, questo è un dato acquisito. Poi, sai, il fiato sul collo, noi ce la mettiamo, io dico sempre ce la mettiamo tutta, però non si, il tempo è un nostro alleato, non è un nostro, né un concorrente né un nemico, dobbiamo usarlo bene. Infine Rovereto sulla Secchia, per altre immagini, dove tutto è andato giù per terra, dove da questa terra l'Emilia ha deciso di rialzarsi.